avviati i lavori per l'ampliamento della rete di pubblica illuminazione nel quartiere Campo Iemini. Ad essere interessato dalle prime operazioni, il tratto iniziale di Via delle Orchidee e le traverse circostanti. Si tratta di un primo intervento che rientra in un più ampio progetto destinato a questa zona, ha spiegato il sindaco di Pomezia Fabio Fucci. È un intervento questo dell'ampliamento dell'illuminazione pubblica che la cittadinanza e i residenti del quartiere ci hanno chiesto a gran voce in questi anni e che diciamo, ci hanno testimoniato nel corso degli incontri che abbiamo voluto fare nei quartieri solo un paio d'anni fa. Quindi l'importo complessivo per l'intervento è di 400.000 euro e questi primi interventi che partono oggi riguarderanno un primo stralcio dei lavori per un importo pari a poco più di 100.000 euro e che riguarderà l'installazione di 140 pali e corpi illuminanti che daranno un primo impulso di maggiore sicurezza e di migliore vivibilità ai residenti di questo quartiere. I lavori dureranno circa 90 giorni e, come accennato, andranno a coprire il primo stralcio dell'opera di ampliamento. Dando invece uno sguardo agli interventi di prossima attuazione, da realizzarsi entro il prossimo anno, il completamento della rete idrica per i quartieri ancora sprovvisti. Inoltre, in primo piano, anche la manutenzione e la sicurezza stradale. Stiamo proseguendo con interventi sulla sicurezza stradale, abbattimento delle barriere architettoniche con marciapiedi, attraversamenti rialzati, la creazione di zone 30, zone a velocità limitata per aumentare la sicurezza dei pedoni, degli automobilisti e dei ciclisti. E stiamo procedendo anche a passi spediti verso la nuova gara per la manutenzione stradale, quindi orientativamente dopo l'estate partiranno ulteriori lavori di asfaltatura massiccia delle nostre strade comunali, senza tralasciare gli interventi importanti che sono già partiti a Torvaianica, quindi sul Belvedere con l'installazione delle panchine illuminate come estensione dei lavori dello scorso anno. Dopo l'estate partirà il completamento con la balaustra sempre del Belvedere e sempre dopo l'estate la riqualificazione totale dei giardini di Piazza Italia.